Nel video di oggi vi mostrerò un cantiere particolare che abbiamo filmato nella fase di consulenza, nella fase di realizzazione e a breve vi mostrerò e farò fare due chiacchiere, chiederò al cliente che la vive come si sta, ma come sempre dopo la sigla. In questo video sostanzialmente voglio mostrarti in modo ovviamente velocizzato l'installazione del cantiere, dei materiali, dei lavori, proprio la parte di esecuzione fisica. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che sulla carta si chiama retrofit, quindi eliminata la caldaia, messa su una pompa di calore abbinata ad un impianto fotovoltaico. Ovviamente è inutile che ti dica ci sono radiatori in ghisa, secondo la massa non si può fare perché bla 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 bla. Vabbè, dai, ormai ci siamo abituati. Quello che abbiamo fatto, che adesso vi mostrerò in modo molto più veloce per rimanere insomma in un tempo dove vederlo è un piacere, è la parte idraulica, dove c'è un accumulo sanitario, l'accumulo tecnico, la parte di distribuzione e la parte elettrica, dove c'è appunto il fotovoltaico con la batteria di accumulo. Una chicca: la parte idraulica deve essere chiusa. L'abitazione è già vissuta da più di un anno, ovviamente tempi tecnici, scelta di materiali, è rimasta aperta per un inverno e mezzo. Vi dirà poi il cliente come si sta. Nella pratica io vi lancio il video che cercherò di commentare, di spiegare in modo semplice cosa stanno facendo i ragazzi durante le fasi di installazione. Partiamo dai lavori edili. Ovviamente il video è nudo e crudo, quindi i lavori così come sono stati fatti nel mentre sono stati fatti. Qui qualche artigianalità nell'eseguire i lavori nello spazio che avevamo a disposizione. La distesa dei raccordi della serie, come trovare tutto quello che serve nel momento preciso in cui ti serve. L'accumulo, i tubi, questi sono i nostri ragazzi che cominciano l'opera, a volte anche con un po' di forza bruta. Qualche lavoro edile, qualche tassello, ovviamente non mancano mai. Quello che vedete al volo era uno scaldabagno elettrico per dare acqua calda sanitaria quei pochi giorni prima di realizzare gli interventi. Qui si passa alle lavorazioni idrauliche, canapa e pasta non manca mai. Qui Carlo sta pensando come realizzare l'opera, la ricerca del bocchettone perduto. Ed eccoci qua. Tra un metro, una misura, un tassello, si comincia. Una saldatura. E qui l'installazione della bombina, l'unità esterna, anche qui le saldature. L'azoto non lo vedete dall'altra parte, tranquilli. Questa non è l'emozione della saldatura, ma è l'emozione di essere ripresi mentre si salda. Vi assicuro che le saldature hanno tenuto maniacalmente. Le ultime fasi di installazione dell'unità esterna, eccolo qui, perfetto.
Ed eccoci qua a finire la parte idraulica, a fare gli ultimi collegamenti. Prova di tenuta in pressione. Eccola qua, la nostra amica pinzatrice. La sbaso calibratura. Un po' di pinzate e via. Ed eccoci all'inizio dei collegamenti elettrici, mentre i ragazzi invece sostituiscono le valvole esistenti, installano l'ultimo termosifone e preparano le nuove valvole che poi ospiteranno il sistema CODU di Caleffi. Ecco qui il nostro Alessandro che fa gli ultimi passaggi per la parte elettrica e io che arrivo sostanzialmente a fare una chiacchierata per vedere che sia tutto a posto. Alessandro taglia, crimpa, pinza. Una puntona mega galattica. Ovviamente dopo la prova in pressione c'è l'operazione di vuoto e quel piccolo ripristino di carica in base alla distanza tra unità interna e unità esterna. Vanno avanti intanto i collegamenti elettrici, le schede e si intravedono i ragazzi che installano i pannelli sulla parte bassa della tettoia, poi ce ne sono altri che sono sopra il tetto della casa. Qui potevamo sfruttarla perché era ben orientata, abbiamo un impianto fotovoltaico ottimizzato, quindi abbiamo sfruttato anche la casetta. E poi ci piaceva. Ora. Qui il video accelerato e il sole che scende ci regala anche uno spezzone bellissimo con i moduli che riflettono le ultime ore del sole. Inverter, come sempre misure, un paio di fori, un paio di tasselli. Cavi per la corrente continua e qui si intreccia la pompa di calore col fotovoltaico. E la batteria. Thank you.
Ora che avete visto come abbiamo installato la centrale termica, le fasi di installazione dell'impianto fotovoltaico, più la termoregolazione, ovvero le valvole su ogni radiatore esistente, vi rimando al prossimo video dove Davide, il padrone di casa, vi racconterà come si vive una casa 100% elettrica e vi dirà se sostanzialmente il risultato di cui abbiamo chiacchierato la prima volta in fase di consulenza è stato raggiunto. Per oggi è tutto, un saluto da Padova, alla prossima!